Le trattative di questa domenica sono, secondo molti, l'ultima occasione per evitare l'uscita della Grecia dall'euro. E mentre i creditori attendono una risposta dal governo Tsipras prima dell'apertura dei mercati borsistici di lunedì, nei mercati veri e propri ad Atene prevale lo sconforto anche tra coloro che ritengono possibile un accordo. Adotteranno misure così severe che soffriremo tutti. Sarà ancora più dura per i nostri figli. Non c'è niente che possiamo fare. Non ci fidiamo né di Samaras né di Tsipras. Ho lavorato qui per 40 anni e non ho mai visto una crisi simile prima. Eravamo soliti vendere tonnellate di prodotti e ora non riusciamo a venderne neanche una scatola perché la gente non ha soldi. Dire che vogliamo rimanere nell'euro ma che non vogliamo nuove misure è assurdo. Dobbiamo decidere, o facciamo quello che ci chiedono e applichiamo tutte le misure che vogliono, oppure negoziamo e accettiamo il rischio di dover uscire dall'euro. La delegazione greca, partita ieri per Bruxelles, ha in serbo nuove proposte che ridurrebbero le distanze dalle richieste dei creditori su pensioni, tasse e avanzo primario.